Oggi festa di San Nunzio Sulpizio, vogliamo iniziare la preghiera, quello che è nella messa, proprio del Santo, che è il Santo nostro. Preghiamo, o Dio, padre degli orfani, di coloro che soffrono, sollievo di chi lavora, tu che hai compiuto meraviglie nel giorno che avrai nulla con noi di affrontare angelicamente della vita e il peso della fatica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, il regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ho voluto fare questa preghiera perché personalmente mi è molto caro Nunzio, anche perché è giovane, ma è giovane non solo che è morto giovane a 19 anni, perché è stato giovane ed è giovane spirito. E io qualche anno fa, 2 anni prima di diventare sacerdote, fui ordinato diacono nel santuario, allora era beato, Nunzio Sulpizio, a Pesco Sansonesco. Dall'allora vescovo di Pescara, Monsignor Antonio Iannucci. E il diaconato, sapete, non è il gradino da sacerdote, è il servizio. Diacono significa servitore. Io sono sempre rimasto affezionato a Nunzio Sulpizio e ho goduto quando Papa Francesco, qualche anno fa, lo ha proclamato santo della Chiesa universale. Che ci dice oggi Nunzio? Prima di tutto a noi, la nostra Chiesa diocesana, di cui lui è un membro eletto, anche se è morto a Napoli, ma le radici non si possono cambiare, non si devono cambiare. Ci dice questo giovane che umanamente poteva ribellarsi contro la vita, possiamo dire noi, è sfortunato, nato e vissuto sfortunato umanamente, e anche contro la società, perché dopo la prima infanzia, da piccolo, morto il papà, morto la mamma. E voi immaginate quando ogni genitore da piccolo viene segnato, la tristezza, la chiusura, non ti senti protetto. Poi si prese cura di lui la nonna, pure la nonna è morta. Aveva, se non sbaglio, 9 anni, 8-9 anni. Poi si prese cura. Lo prese cura lo zio materno, che lo sfruttò nel lavoro che faceva di fabbro, lui è un po' gracilino, l'ha sfruttato, una cosa terribile. Poi lui si è, diciamo, una gamba, ammalato, una piaga, e andava dove sta il santuario nuovo, in fondo c'è la roccia, c'è anche una bella fontana, andava a pulire, a lavare la ferita, lo scacciavano quelli del paese, le donne andavano a prendere l'acqua, dice che tu ci infetti, è il coronavirus in anteprima. Però lui mai, mai si è lamentato. Una fede nei fatti, una devozione alla Madonna piena, ha trovato in Maria una mamma del cielo, potente, l'ha fatto radicare a Gesù, l'Eucaristia, e nella preghiera ha trovato conforto, forza. Poi, dopo che la piaga andava sempre più in gangrena, fu portata a Napoli e lì trovò un colonnello, se è mezzo parente, lo aiutate a curare.
E mentre stava all'ospedale di Napoli, invece di pensare a sé, che dolore terribile, ecco, aiutava, consolava gli ammalati. È morto santo. E quando è morto, il suo corpo sprigionava luce, profumo. E subito cominciava, è morto il santarello. E poi Napoli adotta, e Napoli è calore. Infatti al centro di Napoli c'è la chiesa col corpo di Nunzio, e parte delle reliquie del corpo sta al santuario nostro diocesano. Ecco, allora è importante questo, mai disperare, mai mormorare, mai giudicare, radicarsi nel Signore, e quelle che erano le cose avverse, lui ne ha fatto trampolino di lancio per la santità. E allora chiediamo la sua intercessione per noi, perché nelle vicende della vita, lieti, ringraziamo il Dio, tristi, aggrappiamoci al Signore e facciamo del bene, secondo le nostre possibilità. Lui i soldi non aveva, ma un sorriso, una consolazione agli altri ammalati, dove si è trovato? E mai ha mormorato. Ecco, lo preghiamo per i giovani, preghiamo per chi non ha lavoro, è stato un buon operaio, per gli ammalati, perché, e per la nostra chiesa diocesana, perché guardiamo a questo campione che ora è nella gloria del cielo, perché intercede per noi, per la chiesa diocesana, per i giovani e per il mondo intero. San Nunzio Supplizio, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo.